Tutto inizia da qui. Ho recuperato tre amici, Luca che avete già conosciuto, Fili e Fra, per schittare uno dei migliori spot di questa città. È lo spot che ogni skater desidera. Non troppo alto, scivola bene, funziona bene, il fetto è ok ed è figo. O sbaglio? C'è solo un piccolo grande problema. Se avete visto l'ultimo video sapete perché quelle scarpe sono in quelle condizioni. Abbiamo poco tempo, un po' perché viene buio presto, sono già le 4. E un po' perché abbiamo paura che qualcuno ci fermi, qualcuno chiami la polizia o che siamo direttamente sotto un condominio. E quindi non è il massimo per skateare, ma noi ci proviamo, siamo venuti qua ad un orario in cui teoricamente c'è poca gente perché è un orario lavorativo, poca gente, per dare meno fastidio possibile, e vediamo cosa tiro fuori io, cosa tirano fuori i ragazzoni. L'avevo previsto, me la sono mandata, nemmeno il tempo di allacciarmi le scarpe che ci stavano già chiccando. Già chiccati? Allora ragazzi, no, pensavamo non ci fosse nessuno. Ci dà 5 minuti e qui ci andiamo. 5 minuti, vedi quelle righe che sono là sopra? Allora, prima che continuiamo a rompere di nuovo tutto, che è una proprietà privata. Siamo durati, non abbiamo nemmeno iniziato a skateare. Purtroppo questa è la vita degli skater e sono sicuro che qualcuno di voi possa capirmi. Fatemi sapere qua sotto con un commento se siete mai stati cacciati, multati, sgridati. Noi quel giorno non avevamo voglia di discutere, volevamo solo divertirci, per cui abbiamo deciso di cambiare spot. Anche se rimanga un segreto tra noi, prima o poi spero di tornare anche qui. Non so se uscirà mai qualcosa. No! Ma come fai? Però è stato bello provarci, sperarci, sognare. Però la cosa bella di skitare in street è anche questo, è anche farsi chiccare dagli spot, perché ti permette di trovarne degli altri che forse sono addirittura migliori. Ragazzi, benvenuti in uno degli spot più fighi di Torino. Un giro nel tempo. Il paradiso degli skater tecnici, perché ci sono solo leggi. Ma vi rendete conto del quantitativo di ledge che ci sono in questo posto? Più alti, più bassi, ma tutti in altezza abbastanza fattibile. Poi scivolano di brutto. E volendo, se sei un po' di gente, perché sono veramente pesanti, li puoi anche spostare. Infatti, precedenti local hanno creato questo. Che bomba, raga. Raga, sono uscite le t-shirt del canale, quelle nuove. Ho sognato di skateare, le ho pensate durante il mio periodo di infortunio, quando effettivamente ho sognato di skateare più volte. Per cui se volete sostenere tutto questo e avere una bella t-shirtina trama, tutta 3D, fatta apposta per spaccarsi con il tempo e diventare personale e costruita su di voi. Ora basta, tutto in descrizione o qua in alto, vi vado a supportare, grazie mille, skateiamo questo paradiso. La bella lavanderia. Eravamo dei pali, facevamo fatica persino ad urlare perché faceva veramente, veramente freddo. Per cui game of skate di riscaldamento. Mezz'ora dopo eravamo abbastanza caldi e io e Luca ci siamo messi a combattere il freddo insieme, trick dopo trick, su quei ledge troppo perfetti per non essere skateati. Luki, schippando al gradino. Ma dove? Il problema è questo. Ma 50 centimetri, forse qualcosina in più. Allora, questa è la run up. Il flat è super easy, c'è solo
lì quella fuga, ma vabbè sti cazzi. Arrivi qua, tutto ok, tutto ok, tutto ok. E poi devi saltare 50, 50, 85. Vai Lu! Reaching at the threshold, run it while you young. One day you gotta get old. If it ain't good for you, more time you gotta let go. Quanto è bello skateare con un amico, con un compagno che ti sprona, ti spinge oltre i tuoi limiti e ti fa provare trick che magari da solo non avresti provato. Grazie mille Luca, se ho chiuso quel backstick rookie è anche merito tuo. Ho sempre desiderato avere un gruppo con cui skateare, divertirsi, andare in giro per spot, per cui oggi mi sento estremamente fortunato, ma soprattutto gasato a provare nuovi trick come questo backstick Faibo. Pezzi per i 25.000 che stanno arrivando. In realtà sono arrivati ragazzi, grazie mille, io non so come ringraziarvi. È una sensazione stupenda perché mai mi sarei immaginato mi avreste fatto questo gigantesco regalo di Natale. Per cui questo è tutto per voi, ve lo siete meritati. Attacchi. E poi questo. Ti sputa fuori. Di nuovo è successo, di nuovo. Ma è una maledizione comunque sta roba. Io non so, mi è successo qua a Zurigo e poi tipo qualche sera fa in live su TikTok. Raga, basta, ho un problema con i cuscinetti, devo cambiarli a quanto pare. Luca, posso provare con la tua? Tavola di Luca. Cioè la mia tavola è di Luca, è 8.25, è scritto 8.3. Ma lo faremo. Figa la tavola. Spitfire conica misura 34. Ah, e thrust standard. Oh, ma che bella sta tavola. Ma è bella, voglio, è bella tavola. Questo video, penso di sì, qualcosina uscirà. È stata una skateata fredda ma divertente, ho fatto molta fatica a riscaldarci, però sono contento di aver chiuso Crookie e Faibo qua sopra la mini line. Luca è sempre fortissimo, sempre stilosissimo. Se questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace, un commentino, magari se volete che torniamo qua o cerchiamo altri spot. Vi ricordo, se volete supportare tutto questo, tutti questi video, queste avventure, la benzina per venire qua, per gli scherzi, le t-shirt del canale. Ho sognato di skateare, sono super fighe, fa freddo ma comunque ti tengono abbastanza caldo. Peace guys, al prossimo video. Che poi c'è? Scusami, non è partito il video. Che cazzo dici?